Proviamo a fare un gioco, una domanda molto semplice. Io vi leggerò adesso una descrizione breve e rimando a voi la risposta chiedendovi di chi si tratta. Questo personaggio storico era nato per Immacolata Concezione da una vergine che non aveva mai conosciuto uomo. Era stato concepito da uno spirito, era stato minacciato di morte appena nato dal tiranno regnante dell'epoca. I suoi genitori, di conseguenza, erano dovuti fuggire insieme a lui per metterlo in salvo. Tutti i bambini sotto i 2 anni furono uccisi per ordine di quel governante che voleva ucciderlo. Angeli e pastori assistettero alla sua nascita. Tutto ciò avvenne così come era stato predetto e scritto nelle Sacre Scritture. Alla sua nascita gli vennero regalati incenso e mirra, venne accolto e adorato come il Salvatore degli uomini, fece dei miracoli incredibili durante la sua vita, guarì gli infermi, ridiede la vista a un cieco, scacciò i diavoli, resuscitò un morto. Infine venne condannato e venne crocifisso fra 2 ladri. Dopo la sua morte, scese all'inferno, resuscitò dopo 3 giorni e ritornò in paradiso. Di chi si tratta? Mi direte, la risposta è facilissima. Si tratta evidentemente di Gesù Cristo. Non è Gesù Cristo. Si tratta di un Dio pagano, cosiddetto pagano, vissuto nel 1200 avanti Cristo, quindi 1200 anni prima di Cristo. Il nome di questo Dio pagano è Virishima e tutto quello che vi ho raccontato è scritto nei libri sacri di quella religione. Domanda: ma come è possibile che la storia di Gesù sia esattamente uguale, precisamente uguale, a quella di un dio pagano, Virishima, vissuto 1200 anni prima in Oriente? Ancora. Un'altra storia dichiara che un altro dio provocò il turbamento del regnante di quel tempo, il quale appunto è spaventato dall'arrivo annunciato che lì dai messaggeri, da numerose profezie, spaventato dall'arrivo di questo re, di questo potremmo dire Messia, voleva uccidere e mandò perciò a morte tutti i maschi nati in quel periodo, cioè che lui doveva nascere. Ma quel personaggio, quel futuro dio, diciamo, salvato dai pastori, visse nel deserto fino a 30 anni, quando cominciò la sua missione predicando la verità e scacciando via i demoni. Durante la sua vita anche questo personaggio fece miracoli, anche quelli più incredibili, visse digiunando e sottoponendosi alle mortificazioni più dure,
arrivò alla sua morte, anche lì per crocifissione naturalmente, e tramandò ai suoi discepoli il libro in cui sono contenuti i principi della sua religione. Mi direte, questo è Gesù? Vi rispondo, sbagliato anche questo. Si tratta di un Dio che è nato in Giappone, tra il Giappone e la Cina, nel 1027 avanti Cristo. Questo Dio si chiama Vedù e, come detto, è un Dio, anche lui pagano, vissuto più di 1000 anni prima di Cristo. Bene, adesso uno facile. Questo personaggio digiunò 40 giorni nel deserto, gli fu offerta una coppa mentre era in croce, anche lui fu ucciso, diciamo così, per crocifissione, anche lui fu crocifisso in mezzo ai due ladri, diciamo così. Anche lui fu sepolto dopo la crocifissione e risuscitò, andò all'inferno e salì in paradiso. Bene, si tratta di Gesù Cristo, mi direte, è sbagliato anche questo. Si tratta di un Dio, anche lui pagano, vissuto dalle parti del Messico, quindi dall'America Latina. Si chiama Quetzalcoatl, un nome difficilissimo, ma per gli abitanti di quelle zone deve essere un nome comune. Questo Dio, quindi, ha avuto in tutto e per tutto la stessa storia, la stessa vita di Gesù Cristo. Anche lui, naturalmente, è vissuto prima di Cristo, molto prima di Cristo, e quindi la possibilità che la sua storia sia stata copiata da quella di Gesù Cristo non c'è, semmai il contrario. Ora, con esempi di questo genere poi potrei continuare a lungo. Io ho qui un elenco di dei pagani antecedenti a Gesù Cristo, in cui tutti praticamente hanno la stessa storia. In un altro video ho mostrato le straordinarie somiglianze tra la storia di Horus, il dio egiziano, e la storia di Gesù Cristo. Qui, come detto, c'è un elenco che comprende nomi conosciuti come Krishna o Buddha, altri nomi di dei sconosciuti, Salivana del Bermuda, Zulis, egiziano, lo scandinavo Odino, il caldeo Crite, il persiano Zoroastro, i fenici Baal e Taut, il tibetano Indra, l'afgano Bali, il nepalese Jao, il bilingonese Vitoba, il siriano Tammuz, il frigio Attis, il trascio Xamolchisis. Mi fermo qui, ci sono due pagine di dei tutti antecedenti a Cristo, a Gesù Cristo, i quali hanno tutti storie simili, se non uguali, a quella di Gesù Cristo. Sarete d'accordo con me che è impossibile che la storia di Cristo sia esattamente uguale alla storia di 50 altri dei pagani che sono vissuti prima di Cristo. Ci sono elementi sufficienti per dire, per concludere, che Cristo, Gesù Cristo, è un mito tratto da altri miti antecedenti riguardanti dei pagani.